quasi. Era un po' le grotte, ma... Riesco a farvi una foto come equipaggio? Guardo con qualche minuto di anticipo, guarda. Ed è pronto
sulla pedana di partenza, sulla Skoda Fabia del team D'Ambra. Abbiamo qualche istante, allora. Io, che è bravissimo, va fortissimo, dunque sarà una bella lotta, cercheremo di dare il massimo. Lo facciamo risalire in macchina perché mancano 15 secondi al via. Elvis Chantr, Igor Deren, Skoda Fabia della New Drivers Team per il team D'Ambra. Chi avrebbe detto che Luca Lattanzi sarebbe stato con la bandiera tricolore a dare il via ufficiale a questa 43esima edizione del Rally Valle d'Aosta, che parte in questo istante. Un grosso applauso all'equipaggio numero uno. La Valle d'Aosta, oltre ai suoi beniamini, è molto legata alla famiglia Re. Felice Re qui ha vinto 4 volte, adesso c'è... Adesso mi hanno detto che sulle prove speciali, adesso c'è il figlio Alessandro insieme a Fulvio Florean a bordo di questa Volkswagen Polo dell'HK Sport con Matta Pirelli. La sfida ovviamente è fra Elvis Chantr e Alessandro Re, ma attenzione perché sono saliti in valle anche i soliti, tra virgolette, protagonisti delle gare di zona, ad iniziare da Jacopo Araldo, che è al via con Daniele Araspi. Un Jacopo Araldo è reduce da una gran bella prestazione al Rally del Grappolo. E poi c'è la sfida per le coppe Ziglio e Baseli. Questa è una gara nella gara perché tanti equipaggi, una cinquantina sono equipaggi valdostani. Dalla provincia di Torino ci raggiungono Patrick Gagliasso e Dario Beltramo. Dalla Roger Tuning possono prendere via in questo istante anche loro, equipaggio numero 4. Per vedere cosa combinano quei due davanti. Ok, cosa combinano quei due davanti per esserci anche voi nella partita. Beh, qua sono delle strade belle, assolutamente. È facile che hanno queste strade, solo qua. E qua non è emozionata quanto me, mai partita così avanti. Bene, dobbiamo sottolineare quanto i rally abbiano dato una mano alla ricerca, addirittura organizzando un rally che si affida totalmente alla ricerca. Prendono il via anche loro, c'è un'altra sulla faglia. Skoda Fabia che si accinge a salire sulla pedana di partenza. E qui Luca mi diceva, qui c'è un pezzo di cuore. Io voglio un grande applauso per Roberto Nale e Denise Chablot. Ed è un'altra Skoda Fabia questa volta. Special Car, azienda canavesana, per un equipaggio canavesano. Cristian Milano, Nicolò Coltellero. E permetta questa Skoda Fabia di scendere dalla pedana di partenza e andare a raggiungere la prima prova speciale. Sempre una bella emozione e quindi buon divertimento a tutti. Ed è un grande ritorno. Perfetto, mancano 10 secondi anche per voi. Bosca. E voglio ricordare una cosa importantissima, non l'abbiamo ancora detto Luca,
a poca distanza dalla pedana c'è una tenda verde dove sono in vendita quelle belle magliette bianche con la striscia rossa che vedete ogni tanto in giro. Queste magliette, oltre ad essere belle, servono per la solidarietà, perché tutto il ricavato di queste magliette andrà in beneficenza. Andate a trovare Lara, fatevi spiegare bene, vi vogliamo vedere in tanti all'arrivo con quella maglietta, perché significa che i rally. E anche l'equipaggio numero 12 prende il via. Italiano. Stiamo parlando di Marcel Borlioux e André Perrin, equipaggio della Medico Corse sulla Skoda Fabia R5. Allora, ci siamo? Questa volta si torna in casa, non siamo più emozionati perché siamo con... Sì, un po' la peggio, mi è arrivato il messaggio di presentarsi in partenza quando si è acceso.
percorso allora? Beh, più o meno, perché io sono della Bassa Valle. Sì. Tutto bene? Sì, bene, bene. Un po' d'ansia, no? Un po'. Ci proviamo, dai. Ma dobbiamo divertirci e arrivare stasera. Certo. Quindi l'importante è quello. Buona giornata. Grazie. Ciao. Ciao. Insieme a Paola Moia, beh, Livio e Paola sono altre due persone che vedo sempre con molto piacere e ci ritroviamo qua. Come va? Bene. Da dove arrivi? Castiglione Torinese. Ah. Piemonte. Piemonte, vicino, sì. C'è un'oretta per me. Di Morelli, no? No. Sì, però è 2 anni e mezzo che sono ferma con un figlio a carico piccolo, quindi. Ah. Un po' d'ansia. Due figli a carico, perché siamo 2 neomamme. Ah, anche la neomamma. E non c'è adesso. Non c'è. Allora, bocca al lupo e buon divertimento. Grazie mille. Ciao. 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 Ciao.